questa spinta che porta su Salvini e sarà un terremoto. Lo stratega politico della campagna elettorale di Donald Trump torna in Italia, il laboratorio più amato dal guru populista, che sceglie di misurarsi in un duello con l'europeista Carlo Calenda. Il movimento populista sovranista ha superato il 50% e quello di Salvini dovrebbe essere il Parlamento più grande del Parlamento europeo. Bannon loda Salvini e contemporaneamente Bacchetta Di Maio alla vigilia della sua missione negli Stati Uniti. L'ex consigliere di Trump non perdona al vice premier pentastellato l'accordo commerciale con la Cina. È stato un fallimento dell'Occidente nel non far capire all'Italia quello di cui si stava infilando. Io sono stato quello che in Europa nel Consiglio Commercio mi sono battuto per non riconoscere alla Cina lo status di economia di mercato. You know, Salvini said before he would sell an asset, he wouldn't ask one question, he'd ask 100 questions, right? I think you ought to ask 1,000 questions. Because I think this China deal, remember, all the jobs, virtually all the jobs that Italy has lost have all shifted to China. La Cina è un partner importante, ma deve giocare secondo le regole, non gli va concesso un millimetro, perché in passato abbiamo fatto moltissime concessioni, quindi bisogna giocare su un piano di reciprocità, ma possiamo giocare su un piano di reciprocità solo se siamo uniti come Europa. Malgrado le critiche in fatto di politica estera, Steve Bannon promuove il governo Conte. Look, it's been a noble experiment, right? This is why the entire political world looks at Italy, because what these two leaders did is try to set aside the traditional left and right and work together and form a coalition government, right, that can represent both the populist on the left and the nationalists on the right.